salvato delle vite, sergente. Non sarebbe comunque dovuto succedere. Abbiamo rischiato grosso qui. E soltanto per far finta di non essere in guerra. Già, la più grande stronzata del secolo. Allora perché abbiamo le mani legate? Basterebbe togliere i guanti e combattere. Signore. Continua. Con queste regole d'ingaggio non combineremo nulla, capitano. Possono dirci dove, possono dirci quando, ma non come farlo. Seguivamo la cellula da tempo. Avevate informazioni valide? Parecchie, signore. Ok, Garrick. Vieni con me. Al-Qatala ha rivendicato l'attacco. L'ordine veniva dal lupo in Urzikstan. Alex è lì a cercare le sostanze chimiche. Avrà bisogno del supporto dell'ULF. Digli di contattare il comandante. Conosci il comandante? Quanto basta. Fate il mio nome o lo uccideranno. Qual è il messaggio del capitano Price? Comandante Karim, chiamami Alex. Ti ascolto, Alex. Informazioni riservate. Andate, cugini, preparatevi. Quarantotto ore fa è stato rubato un carico di gas russo. Opera di Al-Qatala, sicuramente. I russi non fanno distinzioni tra Al-Qatala e la tua gente. E io non faccio nessuna distinzione tra Al-Qatala e i russi. Sono entrambi terroristi. Non useremo mai quel veleno. Allora aiutateci, prima che... Che cosa? Arrivi in Europa? O in America? Viviamo così da sempre. Comandante, dobbiamo andare. Lui chi è? Alex, lui è mio fratello e tenente Adir. Sei della CIA? Lavora con il capitano Price. Allora uccidi i russi, vero? Ho degli amici che possono aiutarci. Ma sarà tua sorella a decidere. Ma certo, mia sorella ha il comando. E i russi si trovano ancora qui. Questa occupazione deve finire. Su questo siamo d'accordo, vero? Barkov controlla la città. Questo deve cambiare. Non possediamo missili, ma abbiamo altri metodi. Se resti ti aiuteremo. Ma se lo fai, combatti. E allora combattiamo. Benvenuto in Urzikstan, Alex. Seguimi. Queste gallerie sono la nostra salvezza. Oggi in città arriveranno dei comandanti russi. Faremo un'imboscata. Come? Esplosivi? Attireranno l'attenzione. E allontaneranno la sicurezza dalla base russa, lasciandola sguarnita. Ce la metteremo tutta. Se andiamo oltre, perderemo noi stessi. Sii pronto all'attacco. Attenta. Alex, prendi queste cariche. C4 con detonatori a distanza. Grazie. Ti affido Farah. Buona fortuna. A te. Alec. Sara. Yala. Americhi? Zelamekov. Alex. Mettilo. Come mi sta? Va bene. Tarik, la situazione? I russi sono qui fuori. Se vedono le vostre armi, spareranno. In quel caso il nostro piano fallirebbe subito. Alex, non devono vedere le armi. Nascondila dai russi. Seguimi. Se ci va, io te si voglio, не будет! Il generale Roman Barkov, vostro superiore e comandante di questi territori. Le forze di Barkov occupano l'intera città. Hanno separato uomini e donne. Oggi arrivano i loro ufficiali, perciò saranno ancora più scrupolosi. Ci sarà anche Barkov? Non si vede quasi mai. Lascia ad altri il lavoro sporco. Che tipo di lavoro sporco?
punizioni. Per aver disobbedito. Donne sui camion! Qui ci dividiamo. Fa come ti dicono e non darai nell'occhio. Passa da quella porta. Ci vediamo dall'altra parte. Malgrado la mia generosità e la mia protezione, ci sono delle forze in Urtekstan che rifiutano di comportarsi in modo tale da garantirsi una vita sicura, di pace e prosperità. Sono passato. A sinistra, nel vicolo. Vedi quel soldato? A lui stoi! Uccidilo! Vieni qui! Subito! Karim? Mettiti al sicuro, sorella. Sei pieno di risorse? Bene. Andiamo. Ho dei contatti poco più avanti. Hanno altri esplosivi per noi. Un botto più grande farà uscire più forze dalla base russa. Merda. I soldati di Barkov hanno trovato i miei contatti. Forse sono già morti. Niente da fare. Serve un silenziatore. Cerca un filtro dell'olio. Silenzierà la tua arma. Cerca nelle auto civili. Io tengo d'occhio le guardie. Questi insorti continuano a sferrare inutili attacchi in nome della cosiddetta libertà. Può andare. Bene, prova ad aggirarli. Gira attorno al camion, lato destro. Tu prendi le due, gli altri a me. Рабочая сила. Папа, Либер, sta giù. Entra. Alex, dentro. Fermo, allontanati dalla porta. Осторожно, могут быть растяжки. Puoi sparare. Sì. Libero. Di qua. Mi dispiace per i tuoi contatti. Abbiamo gli esplosivi. Il loro sacrificio non sarà invano. Nascondi l'arma. Torniamo fuori. Seguimi. Vado avanti. Chi sfida il generale Barkov riceverà una punizione esemplare. E questo cos'è? Ti prego. È solo spavento. So benissimo cos'è. Lo capisci perché facciamo queste cose? Sono morti che non hanno obbedito. Guardali bene. Muoviamoci. Visto? Se collaborate, possiamo vivere. Questo in pace. È un crimine di guerra. Una punizione. Questo era l'accordo che avevamo. Barkov ma vuole dare un bisogno. Cosa possiamo fare? La memoria. Completiamo la missione e fermeremo per sempre le crudeltà di Barkov. Barkov invia gli elicotteri. Distruggiamoli e le forze della base accorreranno in mare. Così noi potremo attaccare. Sì, metti gli esplosivi sugli elicotteri. Io ti copro. Se trovi delle guardie, falle fuori. In silenzio. Ritroviamoci qui appena hai finito. Rápido.
tu e a te. Bene. Usa le scale. Ha commesso un grave errore. Mai. Fermo. Una guardia, in cima alle scale a sinistra. Occhi puntati. Che occhio. Buccione. Ti copro le spalle. Hai dei riflessi felini. In realtà preferisco i cani. Noi schierperemo ogni singolo delinquente. Carica piazzata. Sarà un gran bel diversivo. E il piano è questo. Ora passa all'altro elicottero. Non ci sarà vittoria per i nemici. Solo morte. La Russia è qui per difendere voi, la vostra libertà, la vostra indipendenza. Io posso contare su risorse umane inesauribili. Non sarò sconfitto da dei miseri miliziani. Sono al bersaglio. Sai cosa fare. La sua forza lavoro ormai sta scomparendo. Carica in posizione. Terroristi criminali. Raggiungi la mia posizione. E oggi è importante fare un esempio di coloro che non obbediscono ai miei ordini. Questi criminali sono vostri amici e parenti. Questi cospiratori si annidano. Alex, adesso devi tornare qui. Sono gesti efferati contro il nostro popolo. Con il benestare e il supporto. Alex, vieni qui. Chiunque collabori con questi gruppi sarà condannato a morte. Oggi il popolo dell'Uzbekistan ha una vita migliore sotto il mio comando. Questo paese può godere delle sue ricchezze. Ma è un privilegio che deve guadagnarsi con lealtà e obbedienza. Insieme possiamo costruire fabbriche e accumulare materie prime. Via libera, si va. La Russia è con voi. Possiamo collaborare. Adesso. Arriva il bot. Spettacolare, Alex. Bravo. Ora seguimi, di qua. Aspetta. A sinistra. Non sparare. Guarda, ha funzionato. Arrivano truppe di rinforzo dalla base. Bene, i camion sono indipesi. Sono il prossimo bersaglio. Vieni, sotto il camion. Ne arrivano altri. Stammi vicino. Un regalo da Dio per quando torneranno. Come sei generosa. Peccato perdersi lo spettacolo, ma dobbiamo attaccare prima che sia troppo tardi. La prossima via ci riporterà alle gallerie sotto casa di Tariq. Merda! Lo faccio saltare! Testa, Alex, sbaglia testa! Finestra! Farah, che cazzo è questo? Nasconditi, Alex. Giù.
Fermo immobile. Non muovere la testa. Fermo. Adesso, avanti. В этот раз старик дойдет. Должно быть, Карим. Сезон, пара, иду я от синистра. Бен фатто. А на галерея, presto. Potrebbero arrivarne altri. Guarda, rinforzi dalla base aerea. Il piano sta funzionando. Fermo. La porta di Tariq è aperta. Dov'è Tariq? È morto. Non lascerebbe mai la sua postazione. Andiamo. Libero. Torniamo giù. Andiamo da Adir. Oggi hai perso brava gente. Questo è il costo della guerra. Occupiamoci della base di Barkov e le loro morti avranno un senso. Ce la vedremo brutta. Anche loro. Adir ha un piano.